Sito nel cuore di Torino, il Centro Studi incarna il ruolo che il teatro svolge nella sua città. Centro di riflessione e di sperimentazione artistica, luogo di conservazione della memoria, spazio di creazione. A pochi passi dalle altre istituzioni culturali presenti in città, dall'università con le sue sedi, al Museo Nazionale del Cinema, alla Mediateca Rai e altri ancora, il Centro Studi si trova nel centro nevralgico della vita culturale di Torino e consente al suo visitatore di muoversi liberamente nello spazio di pochi metri all'interno di un ecosistema vitale per la ricerca. Il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino è una biblioteca-archivio specializzata in teatro di prosa. Nasce nel 1974, a 20 anni di distanza dalla nascita del Teatro Stabile di Torino, con l'ambizioso obiettivo appunto di tramandare la memoria dello spettacolo dal vivo. Nasce dunque sullo zoccolo dell'archivio del Teatro Stabile di Torino, che raccoglie le produzioni da noi allestite e che dal 2015 sono tutte consultabili insieme alla collezione della rivista Al Dramma sulla nostra piattaforma online. A fianco all'archivio del Teatro Stabile di Torino c'è l'archivio documentario dello spettacolo, che ci deriva dall'acquisizione dell'archivio della rivista Il Dramma 1925-1973, che noi abbiamo continuamente implementato. In questo archivio sono raccolte materiali diversi, suddivisi in buste per autore e titolo dell'opera rappresentata, e troviamo ritagli stampa, fotografie, programmi di sala, locandine, manifesti, bozzetti di scena, tutto materiale che aiuta a ricostruire un determinato allestimento. Questo materiale è utile appunto ed è l'unico disponibile per ricostruire gli allestimenti del passato. Adesso è disponibile invece anche il video, che certamente non può essere sostitutivo dello spettacolo, dell'evento dal vivo, ma è una buona base per studiare un allestimento, e il nostro archivio possiede una raccolta molto numerosa di video. Il nostro centro studi è frequentato da un pubblico molto vasto e molto vario. Abbiamo gli studenti e i professori universitari, ma anche attori, registi, professionisti dello spettacolo, anche attori amatoriali che vengono ad esempio per cercare titoli di opere da rappresentare. E ho anche semplici curiosi, e questa cosa ci piace moltissimo, proprio l'apertura a chiunque abbia delle curiosità verso il mondo dello spettacolo. Al suo interno il Centro Studi raccoglie uno straordinario patrimonio sulla storia del teatro. Qui resta tutto ciò che rimane, si potrebbe dire, pensando alle numerose produzioni del Teatro Stabile, ma anche a tutti gli spettacoli italiani e stranieri la cui memoria è oggi qui conservata. Chi ha la fortuna di trascorrere un'intera giornata al Centro Studi può spaziare liberamente in una ampia biblioteca costituita da moltissimi libri, periodici e riviste italiani e stranieri, bozzetti e altri preziosi materiali ancora. Sono Federica Mazzocchi, docente di discipline dello spettacolo al DAMS e a Scienze dell'Educazione all'Università di Torino. Ci troviamo al Centro Studi del Teatro Stabile di Torino,
un luogo che ho imparato a conoscere fin da studentessa ai tempi del dottorato di ricerca. È un luogo speciale perché racchiude uno dei patrimoni più preziosi per la documentazione dello spettacolo e luogo imprescindibile per chiunque desideri studiare questa disciplina. Gli armadi che vedete qui sono gli spazi dove è custodito una delle specificità di questo archivio, ovvero l'archivio documentale dello spettacolo dal vivo, che ripercorre, che conserva la memoria degli spettacoli prodotti in Italia e all'estero, ormai a partire, diciamo, dal corso del Novecento fino ai giorni nostri. Nasce da un originario seme che è preziosissimo, il lascito di Lucio Ridenti, per molti decenni direttore della rivista Il Dramma, che ha appunto costituito la prima pietra su cui si è poi edificato tutto il successivo patrimonio, le acquisizioni successive del Centro Studi. Io sono Marco Lorenzi e sono un regista che in questo luogo ha condiviso una lunga parte della sua crescita artistica, della sua preparazione artistica, perché sono stato anche allievo della Scuola del Teatro Stabile di Torino, della Scuola per Attori, e in realtà la prima volta che io ho messo piede in questo luogo che per me è veramente pieno di memorie, che ha accompagnato i primi passi sia della mia formazione da allievo, da artista allievo, da allievo attore, i primi passi da attore, poi i primi passi da regista, e poi continua ad accompagnarmi nel tempo. Ecco, la prima volta che io ho messo piede in questo luogo speciale avevo 19 anni, perché mi ero appena trasferito da Roma a Torino. Ero un giovane, giovanissimo, ancora profondamente alla ricerca della sua strada, che non sapeva bene, sapeva in qualche modo che era legata al teatro questa strada, ma non sapeva ancora bene dove sarebbe andata. Poi il fatto che io abbia delle idee molto confuse su di me, questa è una caratteristica che continua ad accompagnarmi, e per fortuna un po' il Centro Studi ha accompagnato sia i miei dubbi sia poi delle scelte che ho fatto nell'arco del tempo. E quindi sì, in realtà avevo 19 anni la prima volta che ho messo piede al Centro Studi, e se non ricordo male era il 2003, il 2004, una roba del genere, quindi potete immaginare anche che arco temporale c'è dal momento in cui ho messo piede qua dentro fino ad oggi. Come sono cambiate, come è cambiato il mondo intorno a me, come sono cambiato io, come è cambiato anche il punto di vista che io posso avere su, o potevo avere su questo luogo, e su come che funzione può avere per me e come io penso che possa avere una funzione per il mondo che mi circonda, ecco, il Centro Studi. Buongiorno, sono Maura Sesia, io sono pubblicista, il che significa che sono giornalista che fa anche altre cose legate al teatro, e per quanto riguarda il giornalismo collaboro con la redazione torinese di Repubblica. Questo mi piacerebbe tanto fosse il mio ufficio, ma non lo è. È la biblioteca di Lucio Ridenti, mi trovo in un ambiente meraviglioso, cioè all'interno del Centro Studi di Torino. E ho dei ricordi antichi, perché ahimè sono non giovanissima, ho dei ricordi di quando il Centro Studi era in Piazza San Carlo e si facevano degli incontri con artisti, attori, registi, si chiamavano foyer. Lo spazio era angusto, era pienissimo, quindi è un'immagine antica che in questo momento non riusciamo a figurarci. Però erano belli, interessanti, vivaci. Io al Centro Studi ho fatto la tesi, tutta la mia tesi, dedicata alla fortuna di Ionesco in Italia, cioè alla sfortuna di Ionesco in Italia, l'ho fatta tutta a Torino, al Centro Studi, laureandomi all'Università di Torino. Però non ho avuto bisogno di andare da nessun'altra parte, perché i materiali li ho trovati tutti qua.
Ho sempre trovato un ambiente bello, accogliente, soprattutto gestito con estrema competenza da Pietro Crivellaro e da Anna Peyron, che ringrazio, e perché riuscivano a rivolgersi a chiunque passasse da qui, da studente a professionista, a filodrammatico, con la stessa cortesia e con lo stesso piacere di relazionarsi e di trasmettere qualche cosa. Io ricordo delle chiacchiere lunghissime con Pietro Crivellaro, che magari andava personalmente a prendermi dei faldoni e poi mi raccontava degli aneddoti, e quindi questo arricchiva la mia ricerca. Magari a me serviva soltanto un frammentino, e però scoprivo un sacco di cose in più. Qui mi trovo tra le mani, perché la gentilissima Anna mi ha consegnato queste riviste, Linea Teatrale, che a me toccano profondamente, perché sono riviste dirette dal mio professore Gianenzo Morteo. La mia tesi di laurea è stata realizzata su Morteo, perché ahimè era già scomparso, e sulla sua relazione con UNESCO, di cui è stato il più importante traduttore. Il patrimonio del Centro Studi è ricchissimo, oltre al materiale che vi ho segnalato prima e ai tanti volumi della biblioteca. Si ricorda anche il patrimonio fotografico, il ricchissimo catalogo di video, nonché una serie di fondi che gli artisti hanno scelto di depositare, che sono stati acquisiti nel corso del tempo, che costituiscono davvero un valore aggiunto in più al patrimonio già estremamente nutrito. Il Centro Studi è un luogo speciale non solo quindi per il suo per la quantità di documenti e di materiale relativo allo spettacolo che vi possiamo trovare, ma anche perché è un luogo speciale condotto e animato da persone che fanno della passione per il loro lavoro il centro della loro qualità professionale. All'inizio il Centro Studi era un po' qualcosa, era un luogo sicuro dove io venivo alla fine delle lezioni dell'Accademia a cercare di approfondire, no? A cercare di capirci qualcosa in più in mezzo alla tempesta di informazioni, di stimoli che arrivava al giovane artista sbalestrato, privo di un centro di gravità permanente, no? E quindi venivo qui per cercare un posto di approfondimento, un luogo di silenzio, di ascolto interiore attraverso la gigantesca ricchezza, il mare magnum che si riesce a trovare in questo luogo. Molto spesso ad Anna e a Davide, a Pietro ancor prima, insomma un po' quelli che io considero gli angeli custodi, no, del mio rapporto con questo luogo, ho spesso utilizzato un termine, no, che se io dovessi immaginare un paradiso per me, come è fatto il paradiso, io un po' l'ho sempre immaginato sotto forma di Centro Studi. Non so se esagero o meno, però insomma faccio il lavoro che faccio, quindi un po' di iperbole mi si concede. Il Centro Studi del Teatro Stabile di Torino è, per citare un'espressione di Leo De Bernardini, su uno spazio della memoria. Memoria teatrale, perché raccoglie e archivia una serie di preziosa di materiali legati appunto al mondo del teatro contemporaneo, ma è anche per me uno spazio di memoria personale. Il primo approccio con questo luogo nasce proprio da utente, per approfondire quello che è il mondo del nostro teatro italiano, ma anche internazionale, e si sviluppa poi con un'esperienza di tirocinio all'inizio del 2017, e questo mi ha permesso di entrare in contatto proprio con la memoria viva della scena, e quindi ritagli stampa, locandine, manifesti, volumi, tutto ciò che rende in qualche modo ancora vivo e presente un evento di per sé fugace, effimero, come appunto è lo spettacolo teatrale. E continuo ancora oggi nella mia esperienza di dottorando per proseguire le ricerche, approfondire, costruire materiali e sapere.
Veniamo al presente, il centro studi si trova da tempo, non so esattamente da quanto, ma ormai parecchio tempo vicino al Teatro Gobetti, direi che si è allargato, quindi è possibile frequentarlo in sicurezza anche in questa fase particolare. È possibile lavorare molto bene in presenza perché i documenti sono tantissimi e le ricerche possono essere vaste, però con la digitalizzazione che è progredita, non so esattamente quanti documenti ormai siano stati trasportati in formato immateriale, però moltissimi, e quindi è possibile riceverli direttamente a casa. Questo però a me non piace tanto. Dal punto di vista giornalistico, spesso non ho i tempi per venire a fare le dovute ricerche e quindi mi è comodissimo. Io sono Leonardo Lidi, sono regista teatrale e vi mando un veloce saluto dalla libreria di casa mia. Il telefono è in maniera precaria appoggiato ad alcuni libri. Questo spigolo che vedete è uno dei primi libri che vedo guardando la mia libreria teatrale, che è appunto gli spettacoli, Teatro Stabile di Torino, 1955-2005, se non sbaglio, a cura di Pietro Crivellaro, Centro Studi TST. Questo per farvi capire già l'importanza della materia teatrale e del centro studi. Sì, infatti sono qui per questo, sono qui per ringraziare, per salutare, nonostante la precarietà tecnica, nonostante il poco tempo, nonostante tutto, ci tenevo ad esserci, ci tengo sempre a citare il grande lavoro di Anna Peron, di Davide, di tutti i collaboratori del centro studi. Non ho interessi personali economici, nessuno mi paga quando nelle interviste cito il centro studi, non sono solito a dichiarazioni d'amore pubbliche, ma è doveroso da parte mia ricordarmi che questo spazio è fondamentale e lo è stato per me da studente, lo è stato come attore, lo è adesso come regista, e lo è sempre, lo è tuttora, lo è perché mi ha formato come professionista. Mi ha ricordato che il teatro è fatto di generosità e non di chiusura. Il teatro non lo si difende proteggendolo dagli altri, ma lo si difende trasmettendo la conoscenza teatrale agli altri, specialmente alle nuove generazioni. Così è stato per me, con cordialità, con il sorriso sulle labbra. Ogni volta che entro al centro studi, Anna mi aspetta con il sorriso, mi ringrazia, mi aiuta nelle mie ricerche. E questo è forse tutto quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Ricordarci che abbiamo scelto la parola e che la cosa fondamentale per uno studioso, per un regista, è la relazione con l'immensità della materia teatrale. Sembra una frase retorica, ma non la è. Anzi, è esattamente la frase che mi dà un certo equilibrio come professionista, il fatto di sapere che non sono solo e che sono sempre nella continua possibilità di studiare, di crescere, di rapportarmi con chi è stato più bravo di me e di rubare da lui. Questo è possibile soltanto appunto in questa generosità di cui vi parlavo prima. Credo fortemente che come giovane regista, le nuove generazioni, soprattutto in questo momento così confuso, credo che sia molto semplice perdersi, e non c'è niente di male in questo, ma dobbiamo stare attenti a non perderci nelle scorciatoie dell'immediatezza e quindi cercare di sorprendere noi stessi o sorprendere il pubblico attraverso queste scorciatoie, ma dobbiamo sorprenderci in uno studio costante attraversando questa strada principale che abbiamo scelto all'inizio, che è la parola. E per fare questo dobbiamo studiare tanto e con il piacere dello studio, che è una cosa bellissima. Quando si scopre il piacere dello studio cambia la vita. Per me è stato così, è stato così anche grazie al centro studi, e quindi grazie al Teatro Stabile di Torino che mi ha permesso
questo incontro con questo luogo fantastico che mi è stato molto utile, ma che soprattutto lo sarà. Questa stessa passione e competenza le ritroviamo oggi nella persona che è incaricata a gestire questo spazio, che è Anna Peiron, per la quale diciamo che la parola passione è davvero quasi limitante, nel senso che non soltanto come Pietro ha una conoscenza capillare di tutto quello che è qui conservato, ma anche unisce una particolare qualità affettiva, per cui chiunque entri in questo luogo non si sente come semplice utente, come si dice oggi, ma davvero si sente un interlocutore, di trovare uno spazio di ascolto e di aiuto straordinario. E per tutto quello che riguarda invece questioni video, digitali, multimediali, la presenza di Davide e Giovanni Netti è cruciale proprio per orientarci e guidarci su questo, anche in questo ambito in cui ci sono ormai moltissimi, i titoli qui raccolti sono numerosissimi. Quando ancora si poteva, avevamo le nostre vite normali e si poteva venire liberamente al centro studi, immancabilmente tutti gli anni si faceva con gli studenti dei miei corsi la giornata di conoscenza al centro studi. E i nostri corsi hanno moltissimi studenti, sono molto frequentati, affollati, e mi piace ricordare l'autunno del 2019, quando abbiamo fatto purtroppo l'ultima giornata in presenza qui al centro studi con più di 100 studenti. Infatti abbiamo dovuto dividerci in gruppi, e proprio perché materialmente non riuscivamo a essere tutti insieme. Ricordo il cortile completamente pieno di giovani che si preparavano appunto all'incontro con questo luogo, e le reazioni sono sempre le stesse: di scoprire che a pochi passi da Palazzo Nuovo c'è questo spazio, che è una vera miniera, come vi ho detto, che è un luogo unico e animato appunto da persone uniche, e la scoperta di una memoria vivente, perché il centro studi non è semplicemente il deposito di, potremmo dire, carte ingiallite, vecchie cose che possono appassionare solo dei professori un po' fissati, ma è davvero il luogo dove, nel momento in cui si crea la relazione e si riprende il contatto, il legame con la storia, quella storia che sembra lontana da noi diventa invece appunto un'esperienza del nostro presente. Questo rapporto con gli studenti è andato crescendo, poi molti studenti hanno fatto il tirocinio qui al centro studi, che ha rappresentato un tassello fondamentale della loro formazione, così come sono stati attivati assegni di ricerca, quindi la collaborazione è profonda e a tutti i livelli. Rapporto che si rinnova con gli allievi della scuola per attori del Teatro Stabile. Sono felice di essere la loro insegnante di storia del teatro, e naturalmente per un attore questo luogo è il paese dei balocchi, che però non si diventa asini, anzi l'opposto, e si rinnova quella curiosità, quel senso di scoperta, quella emozione davvero di incontrare una straordinario luogo per memorie e per opportunità del presente. Mi piace ricordare, fra le tante cose fatte tra università e centro studi, sono moltissime, ma ecco, forse un po' un punto, un coronamento di questi lunghi anni di lavoro insieme è stato il convegno Ridenti, che abbiamo organizzato qualche anno fa, da cui è scaturito poi questa pubblicazione che racconta appunto
la storia del centro studi, la storia di questo luogo e l'importanza di questo patrimonio nella storiografia dello spettacolo italiano. Qui vedete alcune, davvero sono pochissimi considerando tutto quello che c'è, ma alcune delle bellissime pubblicazioni, foto di scena conservate in questo luogo e che vi invito a scoprire se ancora non lo conoscete e a lasciarvi contagiare, emozionare da questa unicità. Queste sono le mitiche buste del centro studi. Dentro queste buste io ho trovato i tesori che mi hanno permesso di scrivere la tesi, che gli amici del centro studi sono andati a rispolverare, riscoprire, e ho trovato qua la mia tesi. Sono passati alcuni secoli. E però è bello immergersi in queste buste, anche perché ho scoperto che adesso anch'io sono dentro le buste, o se non proprio dentro le buste, sono digitalizzata, cioè i miei articoli finiscono qua, possono essere a disposizione degli studenti. Beh, questo è un articolo mio e mi stupisce vederlo qua, perché l'immagine è bellissima, gli onesto, ma ci sono anch'io veramente, la firma, sono io. E questa è una storia meravigliosa, sono spettacoli del passato con recensioni e presentazioni ingiallite, scritte da giornalisti che lavoravano immediatamente dopo aver visto lo spettacolo. Adesso questa abitudine si è persa, non si recensisce più subito dopo, passano 2 giorni, invece allora lavoravano nell'immediato. È una bella abitudine, secondo me, un allenamento che mi dispiace si sia perso, però per esigenze tecniche non possono aspettare in redazione di chiudere le pagine. All'inizio, appunto, quando ero davvero molto molto giovane, all'inizio del percorso, per me aveva questa funzione di calda pancia protettiva che mi aiutava a orientarmi all'interno di mille possibilità, no? Di mille riusciva a soddisfare in qualche modo una bulimia che ho sempre avuto, una specie di bulimia verso la conoscenza, verso quello che poi è diventato piano piano per me il teatro, quindi mi ha aiutato a capire che cosa realmente è per me il teatro, ovvero un percorso instancabile, senza fine, senza una meta conclusiva di conoscenza non sterile, non fine a se stessa, ma una conoscenza dell'essere umano, del grande mistero che siamo e del fatto che, visto che per me il centro studi è anche un luogo di incontro, molto spesso mi sono trovato qui a parlare con Anna, a parlare con Davide, a parlare con Pietro, a incrociare molti altri artisti che hanno frequentato questo luogo come me lo frequentano, è anche stato un luogo di dialogo, di dibattito, quindi in qualche modo mi ha aiutato a capire un po' anche qual è il valore per me del teatro, ecco, questo inesauribile percorso di conoscenza, doloroso, faticoso, ma anche gioioso, luminoso, perché alla fine andare a cercare, riuscire a rispecchiarsi, riconoscersi nelle parole, nei pensieri, nelle esperienze che hanno attraversato il teatro prima di noi, prima di me, in primo luogo mi ha sempre aiutato a sentirmi meno solo e poi ad identificare quelli che sono un po' quelli che uno rischia di pensare che possano essere dei problemi, dei crucial points esclusivamente personali. Ecco, il centro studi mi ha aiutato a relativizzarli, no? Perché ho riconosciuto nelle domande, nelle crisi e nei problemi di tanti altri artisti prima di me, nella drammaturgia, nella storia della drammaturgia, nella storia dei quaderni di regia che vengo a leggere, le stesse identiche domande, le stesse identiche ansie, le stesse identiche fragilità che sono dentro di me. Faccio un esempio concreto che mi piace tantissimo raccontare, che racconto anche al di fuori della mia esperienza al centro studi, no? Se non mi ricordo male, 2 anni fa, o 2 anni fa, sì, o 3 anni fa,
il Teatro Stabile di Torino mi ha commissionato un'esperienza bellissima, ovvero per il secondo anno consecutivo il lavoro su un lavoro per Prato Inglese, per il progetto Prato Inglese, nello specifico la regia di Otello. Otello è considerato, insieme al dramma scozzese, uno dei grandi misteri della uno dei testi più misteriosi della drammaturgia shakespeariana, una complessità pazzesca. Quindi ho passato tanto tempo qui al Centro Studi a sbattere la testa alla ricerca di una strada, alla ricerca di risposte, alla ricerca di una porta attraverso la quale riuscire ad entrare dentro Otello. E niente, un bel giorno Anna viene da me e mi dice: ma tu lo sai che abbiamo, cioè, appena arrivato un prestito con i quaderni di regia di Massimo Castri, fammi controllare se c'è un quaderno di regia sull'Otello o su Shakespeare. E la fortuna ha voluto che ci fossero proprio gli appunti manoscritti di Massimo Castri sull'allestimento dell'Otello lirico di Verdi. E io ho detto: beh, Anna, portamelo, fammi vedere, provo a dare una letta. Innanzitutto, come al solito in questi casi, la prima cosa è l'emozione di dover... La prima emozione è quella di incontrare una pagina scritta e la scrittura fisica di un altro artista, un artista gigantesco che è venuto prima di te. E al Centro Studi questa è una cosa che può accadere, no? La seconda emozione, nel leggere gli appunti concreti, fisici, non una fotocopia, scritti da Castri, c'è stato una specie di sentimento di profonda tenerezza e di profondo calore, perché leggevo nei suoi appunti le stesse domande che mi stavo ponendo io, ma le stesse ansie, le stesse paure, le stesse fragilità che io ho. Non mi ricordo neanche quanti anni di differenza ci fossero tra i due allestimenti, 20, 25, non lo so. Non mi ricordo neanche se poi ha messo in scena la versione verdiana dell'Otello. Fatto sta che, anche se poi in tutti quegli appunti non so se qualcosa è rimasto poi nella mia lettura dell'Otello, però fatto sta che la sua voce era una voce, in quel modo io ho incontrato una voce che mi ha rassicurato, che mi ha accompagnato e che mi ha detto: non ti preoccupare, non sei solo in queste fragilità, in questi dubbi, in queste cose che sono normali per noi che facciamo questo lavoro. Beh, quello è stato un incontro magico, no? Cioè, è stato un incontro che, se non avessi questo strano bernoccolo del Centro Studi, chissà, forse non avrei mai potuto fare, forse sarebbe cambiato il mio incontro con quel progetto, con quella regia in particolare. Buongiorno, sono Nicola Bovè, sono uno scenografo teatrale e disegnatore luci. Ho lavorato per il Teatro Stabile, ho avuto l'onore di lavorare per il Teatro Stabile per circa 12 produzioni con registi diversi. Continuo a collaborare con Teatro Stabile, questo ultimamente con Valerio Binasco. Il Centro Studi ogni volta che mi capita di entrare qui dentro torno immediatamente studente di scenografia, con brividi lungo la schiena, semplicemente perché per uno scenografo, per un creatore di spazi, per il teatro, spesso quello che resta del lavoro fatto è un modellino. E sia, come dire, l'ultimo stadio di una progettazione e anche l'ultima testimonianza di un evento con uno spazio fisico che non esiste più. Tutte le scenografie che ci sono qui dentro, tutti i modellini ricavati tutte le scenografie ricavate da modellini che ci sono qui dentro non esistono più.
e quindi per me è sempre molto poetico. E, tra l'altro, sono tirato fuori adesso dall'archivio il modello molto piccolo, i modellini molto piccoli di Maurizio Balò per Madame de Sade, ed è stato uno degli spettacoli più meravigliosi che ho visto in gioventù, e vederli così dalla mano di Balò è molto emozionante. Così come sono bellissimi i modelli di Enrico Job, Margherita Palli, Carmelo Giammello, qualcuno mio, ma insomma vedrete che l'archivio è incredibile. Oltretutto ci sono, ho appena visto dei bozzetti originali di Danilo Donati degli anni 50 e insomma l'archivio è anche ricco di bozzetti originali. Al giorno d'oggi il concetto di bozzetto originale è un po' meno univoco, perché molto del mio lavoro e del lavoro dei miei colleghi ormai viene fatto principalmente in digitale, a partire dalla creazione dello spazio con programmi di elaborazione tridimensionale fino ai bozzetti ultimi spesso vengono confezionati con programmi digitali, per cui il fascino di bozzetti interamente fatti a mano è incredibile qui dentro. E questo per dire che torno studente, perché auguro a qualsiasi studente di scenografia di potersi fare un giro qui dentro e capire che cosa è stato fatto. Allora, per quanto riguarda il mio lavoro, qui si possono vedere tre delle ultime produzioni fatte qui allo Stabile recentemente, tra cui le sede di UNESCO con la regia di Valerio Guinasco, una produzione che anche questa ha subito pesantemente le ripercussioni del blocco da Covid, nel senso che è stato bloccato per ben due volte. È uno spettacolo di cui andiamo particolarmente fieri, La casa di Bernarda Alba, con la regia di Leonardo Lidi. Qualche mese fa, al Teatro Carignano, sempre per la regia di Valerio Binasco, abbiamo debuttato con Il piacere dell'onestà di Luigi Pirandello, e questo è lo spazio. Ogni volta che si tratta di affrontare una nuova ricerca o di approfondire un lavoro in corso, una visita al centro studi si rivela sempre proficua. Nella mia esperienza, qui è stato possibile fare nuove e importanti scoperte, trovare conferme o risposte. La presenza di materiali, sia storici, sia relativi a fondi di artisti che sono conservati solo qui, sia ancora di materiali molto più recenti sul Novecento e sulla storia del teatro negli anni a noi più vicini, fa sì che sia sempre utile trascorrere una giornata al centro studi. La disponibilità delle persone che lavorano qui rendono questo luogo ancora più umano e speciale. In aggiunta alla piattaforma digitale, esistente già da qualche anno e sempre arricchita, ha consentito di non interrompere le ricerche negli anni in cui le vicende della pandemia hanno in qualche modo reso più difficile l'accesso ai materiali di presenza. E questo è stato quanto mai importante per non sospendere il lavoro. In definitiva, al centro studi è possibile condurre una ricerca nella storia del teatro che sia sempre basata sui documenti e sui materiali. Ora sono un po' più consapevole del fatto che un luogo, appunto quello che io vi dicevo prima, come immagini il paradiso, potrei immaginarlo come il centro studi, è un po' più di un paradiso, punto e basta. È una specie di biblioteca di Alessandria, no? Cioè, nel senso, è un luogo da difendere, è un luogo da proteggere, è un luogo la cui importanza non deve essere messa in discussione, perché è depositario di un'eredità, gigantesca, di un senso, potrei dire che è depositario di una parola che rischia di essere un po' fraintendibile, direi archeologia, no? Ma come parola, ma in un senso estremamente positivo invece, perché in questo luogo è possibile scavare alla ricerca di segni, alla ricerca di fondamenta non da copiare o da riproporre, ma da mettere in discussione, da reinterpretare. Fondamenta sulle quali è possibile costruire
una nuova lettura del mondo, che è un po' una nuova lettura critica del mondo, che è un po' quello che io penso essere un dovere etico ed estetico di chi fa il lavoro che faccio io. Altrimenti rischiamo di diventare ostaggi della moda, ostaggi del cliché, ostaggi di una forma da cui siamo diformi, da cui siamo invasi, da cui siamo bombardati costantemente, all'interno di un mercato teatrale europeo che di forme, di consumo di forme, è estremamente bulimico. Invece un luogo come il Centro Studi permette di costruire qualcosa di solido, da mettere in discussione, qualcosa di profondamente radicato con un nostro bisogno, con qualcosa da dire veramente, e, perché grazie all'eredità è possibile costruire un nuovo punto di vista verso il futuro. Appunto, senza un'eredità non c'è niente da distruggere, no? In qualche modo. Ed è il motivo per cui alla fine, nonostante da artista i giri, non sei abitante di un luogo, non sono abitante di Torino, il giro, la mia carta d'identità è piena di luoghi da attraversare, però alla fine torno sempre al Centro Studi e sento che questo legame con questo luogo è sempre più radicato, è sempre più forte.